Presentata ieri la squadra assessoriale del candidato a sindaco di Porto Empedocle Salvo Iacono in vista del ballottaggio che si terranno nei giorni 24 e 25 ottobre prossimi. Salvo Iacono ha ringraziato i suoi nuovi alleati per aver trovato la piena convergenza e condivisione al progetto civico-politico e amministrativo che in caso di vittoria lo porterà a governare la città marinara. Dopo Maurizio Restivo e Rosana Casella, nominati in prima battuta, entrano anche come vice sindaco Rino Lattuca, ex competitor a sindaco UDC, Giuseppe Todaro per Fratelli d'Italia e Giovanni Trupia per la lista Gianni Amel Primavera Empedoclina. Il progetto non è cambiato. Il progetto non è cambiato, il progetto permane quello che è, che tra l'altro devo dire che è stato già condiviso dai partiti apparentati, che bene o male alla fine. Una certezza c'è. Porto Empedocle è una situazione emergenziale. Per colpa di nessuno, io non do colpe a nessuno, ma dobbiamo lavorare. Se vinciamo le elezioni, dobbiamo lavorare solo e esclusivamente per questa città. Io faccio politica da anni, da tempo, eccetera, eccetera. Ho voluto sposare l'idea di un progetto civico, di un progetto che sia per la città, un progetto che sia al di là dei partiti, infatti. La normativa, purtroppo, al ballottaggio determina la possibilità di fare degli apparentamenti. Gli apparentamenti gravano sulla maggioranza in consiglio, per cui occorre apparentarsi. Abbiamo scelto di apparentare alcuni, forse quasi tutti si sono apparentati, qui mancherebbe 5 Stelle, gli altri sono dall'altra parte. Quindi mancherebbe solo 5 Stelle per poter dire che a Salvo Iacono si sono affiancati. La lista civica Primavera Empedoclina, così si chiama? Sì, Primavera Empedoclina. E due partiti nazionali, ma che sono rappresentati da rappresentanti locali. Ragione per cui, siccome abbiamo sposato l'idea con l'UDC, vanno dei partiti, con l'UDC e con Fratelli d'Italia, la lista civica è come noi, è una lista civica, quindi abbiamo le stesse indirizzi, gli stessi obiettivi e le stesse cose. Ci siamo apparentati con la coalizione di Iacono e sosterremo Iacono perché tanti punti sono comuni. Noi vogliamo la crescita reale e concreta del paese, vogliamo il paese pulito, lo vogliamo bello. Siamo oggi una squadra e andremo avanti. Salvo Iacono l'ha annunciato poco fa, io sarò il vice sindaco di questa squadra e quindi sarò in primo piano a costruire per il bene del paese. Noi vogliamo seriamente per un po' di anni dedicarci esclusivamente alla città. C'è una città nostra che è una città disastrata da tutti i punti di vista, un degrado che non si era visto mai da Presidente. vent'anni a questa parte. Quindi noi ci vogliamo spendere per questa città. Vogliamo dare tanto, perché la città, gli empedoclini meritano una città migliore perché negli anni passati la nostra Porto Empedocle è stata una città di punto di riferimento in tutta la provincia di Agrigento e vogliamo ritornare ad esserlo, facendo sacrifici e impegnandoci notte e giorno affinché si possano realizzare tante cose, iniziando dalla stabilizzazione dei precari, iniziando a metterci mano per i concorsi per la pianta organica, cioè ci sono tante cose da fare. Io sono pronta a rimboccarmi le maniche perché ritengo che ci sarà tanto da fare con la nostra amministrazione. Se tutto andrà bene e governeremo, avrò la disponibilità al 100% verso il comune, per la cittadinanza e per portare avanti un equilibrio, si spera, di economico e finanziario di cui la città ha bisogno. Ho deciso di appoggiare Salvo Iacono perché riteniamo il suo programma valido per le nostre idee, visto che in prima battuta avevamo appoggiato il candidato sindaco Rino Lattuca. Purtroppo non è andata bene. Abbiamo condiviso il programma di Salvo perché riteniamo essere un programma concreto che affronti tutte le problematiche che ha Porto Empedocle e speriamo di risolverle il prima possibile per cercare di far rinascere la città. Il programma di Salvo Iacono è quello che più di tutti si avvicina a quello che è stato il nostro precedente programma.